Allora, siccome ci hanno consigliato di fare video di 2 minuti, il video finisce qua. Ciao. Non è vero, facciamo quello che vogliamo noi, giusto? Certo. Come sempre, ovvio. Buongiorno, buongiorno. Un attimo. Buongiorno. Buongiorno. Dove andiamo oggi? Andiamo a mangiare. Dove? Ad Asti. Alla? Carossa. Alla Carossa. Che specialità? Piemontese. Perché siamo ad Asti e quindi piemontese. Sì. Giusto? Che abbiamo portato su The Fork, che è lo sponsor ufficiale di questo video. Lo sponsor ufficiale di tutti i video dove andiamo a mangiare. E poi andiamo, vabbè, ve lo diremo dopo dove andiamo. È una sorpresa. Andiamo a fare gazzoglio e poi ci mettiamo sulla strada. Abbiamo finito di mangiare alla Carossa. Vi abbiamo fatto vedere delle foto perché c'era un po' di casino nel locale, quindi abbiamo preferito fare soltanto le... Perché hai messo gli occhiali al sole? Andiamo a vedere la panchina di Coazzolo con le vigne, vigna dei pastelli. Andiamo a vedere la vigna con dei pastelli colorati, che ci hanno detto che ci sono delle panchine. Uno. Non so se, poi non sappiamo se sono farlocche oppure no. Ma noi che c***o, andiamo. Ma quelle parolacce. Sì. Ciao. Siamo arrivati a quello che potrebbe essere la vigna. Adesso ci incamminiamo di qua. Di qui, tanto un bel panorama anche qua, giusto? Bene, abbiamo trovato il sentiero che porta alla vigna dei pastelli colorati, qua su di qua. Siamo quasi arrivati, forse. Quindi abbiamo trovato il punto l'apice, il punto alto della vigna, delle matite, dei pastelli colorati, queste matite. Adesso abbiamo visto lontano una chiesetta colorata. E andiamo a vedere questa chiesetta e poi abbiamo visto anche una panchina gigante.
Abbiamo visto anche la chiesettina colorata. E adesso ce ne torniamo alla Carlotta Mobile e andiamo alla ricerca della panchina. Allora, consiglio per chi volesse venire qui a, non mi ricordo come si chiama, alla Vigna dei Pastelli, di andare in macchina, andare fino lì in macchina, perché comunque c'è il posteggio. Noi l'abbiamo lasciato su a Spa, posteggiare lì. Sì. Ma vabbè, io lo devo dimagrire. È contento. Un saluto al mio nutrizionista. Ed ecco la panchina gigante, rotta. È rotta. Boh, no, c'è un pezzettino rotto. Carino questo colore. E beh, questo è il panorama col tramonto. Il panorama col tramonto. Bello, bello. Ce la fai a salire? Con la mano, Carlotta? No. Vuoi stare così? Dai, così. Vabbè, bello così. Ammiri il panorama sdraiata. Così ora mi rotolo. Aspetta che salgo. Sì. aiuto, ce l'ho fatta. Eccoci. Niente, adesso ci ritorniamo alla nostra ridente Milano. Dopo questa panchina, forse farlocca. Decidetelo voi. Voi del gruppo di Facebook. E ha deciso. La signora, com'è che si chiamava la signora che dice che farlocca? Non lo so. La signora Farlocchi. Sì. Questo ci insulta. Decide a lei che cos'è, perché poi ci faccia sapere da cosa si distingue una panchina farlocca da una originale, perché noi non l'abbiamo capito. Fa niente, chi se ne frega. Comunque ha deciso che guida lei. Aiuto. Torniamo a casa. Ciao. Arrivati fino a questo punto del video, vi ringraziamo di cuore, ma
manda un bacio. Un bacio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ok? Perché non potete guardare solo il video e non iscrivervi al canale. Vi dovete iscrivere. Ma così ci fate un favore, a voi non costa nulla. Neanche a noi ci costa nulla, però ci fate un favore, mettete un like a questo video se vi è piaciuto, e commentate, scrivete quello che volete, anzi, insultateci, insultateci, vero?